Un colpo di vento. Mi chiamo Valentina D'Andrea, mi definisco una scenografa della vita. Vivo tutto nell'ottica della creazione, dell'immaginazione, della manipolazione creativa. Entro in un bosco e diventa il mio laboratorio creativo. Entro in un supermercato e diventa la mia chiesa. Mi piace ribaltare i luoghi, mi piace reinventarli, mi piace vivere creativamente. Essere artigiano in Puglia sia oggi un grande privilegio rispetto a tante altre professioni, perché viviamo in una specie di videoambiente dove il paesaggio, dove tutte le suggestioni della natura ci aiutano a tirar fuori la parte migliore di noi. È una tavolozza naturale, in più abbiamo il mare, abbiamo la terra, abbiamo il cibo, abbiamo la musica. È un grandissimo laboratorio, è un luogo dagli spunti infiniti, inesauribili, le nuvole sul mare, non lo so, la frittura del pane, di piccole cose che diventano proprio scintille di magico. Cercavo un'occasione per esprimere la mia idea di Puglia. È da tempo che lavoro su un merchandising legato alla Puglia. Infatti da anni imbusto il mare, imbusto le nuvole, imbusto i semi. Riempio delle vasche d'acqua di mare, poi faccio evaporare il mare e poi imbusto quel sale, che naturalmente è il sale dello Ionio dell'Adriatico. E il mare essiccato. Riscrivo l'ora del giorno in cui è stato raccolto, il mese, e diventa quello un gadget da portare alla fine di una vacanza, quindi mettere il mare in una tasca. Oppure anche la nuvola la disegno, prendo un foglio e ne ricalco la sua fisionomia, dopodiché ne faccio una cartolina e uno porta via il ritratto di quella nuvola nel cielo di Parabita piuttosto che di Gallipoli, con sempre l'ora del giorno e la stagione. Proprio l'idea di poter portare in qualsiasi angolo del mondo la nostra Puglia. Il mio obiettivo era quello di inventare un gadget emotivo. E soprattutto mi sono concentrata sull'idea del vento. Noi in Puglia abbiamo un grande privilegio perché abbiamo il vento sia di terra che di mare. E sono due venti che profumano in maniera diversa, perché quello della terra è un vento da macchia mediterranea, che è un vento impollinatore. E poi invece abbiamo il vento del mare, che è un vento colorato, è un vento con tutte le sfumature dell'azzurro dentro. È un vento che pettina invece di spettinare. E poi l'altra idea è stata quella legata invece ai sapori di un grembiule che fosse un luogo, cioè il grembiule è il luogo, il grembiule è la tavola apparecchiata, il grembiule è la festa, e quindi sono questi grembiuli particolarmente decorati perché hanno la festa dentro, hanno i parenti, hanno le risate, hanno le partite di fine pranzo quando si gioca a carte, o hanno dentro il rumore croccante della frutta secca, di quelli che si chiamano subratavola da noi. Però io li vivo come delle narrazioni, li vivo come delle storie viventi, per cui anche dipingendo il grembiule io sentivo le risate dei parenti della nostra Puglia quando stanno tutti insieme, o sentivo lo sfrigolio delle fritture che si sentono da lontano, che è il nostro oro. Ho viaggiato, ecco, nel realizzare questi gadget fondamentalmente ho compiuto un viaggio interiore.